Allora, dopo circa 10 anni abbiamo scoperto che aveva ragione Leonardo Marra su un fatto che ci narrerai. No, piuttosto semplice, questa storia trae le sue origini più o meno nel XII secolo. Si parla del francescanesimo, non sto scherzando, cosa ridete? È tutto vero, il francescano, no, che non è solamente una vocazione, ma anche uno stile di vita, è incarnato nel sandalo, no? Nel sandalo. Giusto. Si potrebbe anche fare una digressione e parlare dei Vangeli, ma lasciamo perdere Lasciamo questo, perdere. dello scuotere la polvere dai sandali, eccetera, eccetera. Tale francescanesimo moderno è ancora pienamente riscontrabile in un oggetto che è un po' più di una calzatura, le Birkenstock. Come puoi credere, gentilmente? Le Birkenstock, bisogna dare un po' un accento austriaco o tedesco, ma insomma non è importante. E questo perché? Perché non solo è una calzatura estremamente comoda per tutti gli usi, ma come adesso diciamo, andremo a rivangare col qui presente Davide, può anche salvarti con un po' di immaginazione. Ma io ricordo che già anni fa ero un fautore dell'utilizzo delle Birkenstock come calzature per tutte le occasioni. Quando ancora non E, andavano di moda, tra sì, non l'altro, andavano di moda, sei stato erano un pioniere. riservate ai francescani, appunto. Io le acquistai in quel di Vipiteno tanti Beh, tu anni hai fa. frequentato quegli ambienti comunque, non proprio francescani, ma clericali, quindi Sì, sarai stato sicuramente influenzato. decisamente sì, decisamente sì. E quindi diciamo a questo punto, soprattutto l'estate, ovviamente li indossavo sempre. E un giorno, questa forse tu non la ricordi, ma io la ricordo perfettamente questa storia. Un giorno ci trovavamo in quel di Silvi Marina e eravamo andati come al solito al mare la mattina e poi di pomeriggio mi ero recato a fare la spesa, indossando naturalmente le Birkenstock, Silvio Marina costume e Abruzzo, quindi. maglietta, Silvi Marina Abruzzo. Negli Abruzzi, Negli bisognerebbe Abruzzi, pluralizzarlo sto certo. Abruzzo. Come le Diamo, Calabrie. no, come gli Abruzzi e basta. Comunque, non ricordo adesso il nome del supermercato, mi viene qualcosa tipo un pianeta, qualcosa del No, genere. sai qual C'era. era? Me lo ricordo io. Vai. Il Tigre. No, non era Tigre, no. Sì, qualcosa di Planet. planetario, di Saturnoide, qualcosa. E praticamente all'ingresso proprio del parcheggio mi fermò una pattuglia di carabinieri e mi chiese documenti. Io ero lì, scesi tranquillamente, avevo i miei documenti, avevo tutto quanto a posto. Poi l'appuntato guardò e vide che avevo le scarpe. Cioè, no, cioè, lei qui non può, dice, stiamo, sì, dico, siamo al mare. Cioè, lei guida con i sandali. Ho fatto, io non sto guidando con i sandali. Lo guardai seriamente e disse, se questi mi tolsi la scarpa, la sollevai, dico, questi non sono sandali, questi sono Birkenstock. E l'appuntato mi guardava lì, si era pure quasi un po' incazzato, mi stava per fare la multa, no? Disse, ma lei che prende? No, io guardi la rispetto, dico io per l'amor di Dio. E lì poi ho cominciato a parlare dell'arma dei carabinieri, di quello che per me significa. Però gli ho detto, guardi, queste sono le scarpe, le calzature che utilizzano i francescani. Ma lei può imporre a un francescano l'utilizzo delle superga o di una scarpa di un mocassino? Ma capisce che cosa stiamo dicendo? Libertà di Ho detto, culto. ma per chi mi ha preso? Le dico, scusi. E poi gli dissi anche dove lavoravo, quello che facevo, eccetera, eccetera. Se queste, sì, queste sono quelle di Francesca. Ah, beh, allora, arrivederci, arrivederci, arrivederci. Ecco, quindi questa sembra una storia costruita o colorita, ma in realtà è assolutamente rispondente alla realtà. Basta. Ma possiamo poi dire in realtà Sì. che Leonardo Marra in quel caso aveva ragione, Aveva perché ragione, si può certo. guidare con le Assolutamente, Birkenstock. assolutamente si Lo può. sai che l'ho controllato, Certo. Però però c'è, dietro. no, a parte chiuso dietro, No, cinturino, no, 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 che è chiuso dietro? però c'è un problemino. L'assicurazione potrebbe non coprirti in caso di, Vabbè, però. d'accordo. Lì non ci fu incidente, quindi. Beh. Perfetto, perfetto. Beh, direi che questa storia, diciamo, è Beh. stata assolutamente esplicativa. Grazie Ottimo. mille, Leonardo.